E adesso il Taranto. La squadra di Simonelli fa meno paura del Pescara, ma ha il vantaggio di giocare in casa il match di ritorno. Un'intera città sostiene il Catania. I 25.000 che riescono ad entrare al Cibali e tutti gli altri sportivi rossazzurri che da casa, in TV, seguono col fiato sospeso la finale che vale un posto in Serie B. Non è una gran partita dal punto di vista spettacolare, ma c'era da aspettarselo. La posta in gioco è davvero alta e non si può pensare allo spettacolo. Occorre vincere. Graziani e Pellegrino hanno preparato bene la partita della vita, così come è stata definita dallo stesso presidente Riccardo Gaucci. Tutti i ragazzi della Rosa sono a disposizione dei due tecnici, nervi tesi dopo il fischio d'inizio. Il Catania vorrebbe esprimersi al meglio ma non riesce a farlo, bloccato più dall'emozione che dagli avversari. Il Taranto, nelle cui fila spicca l'ex rossazzurro Marziano, si limita a contenere gli attacchi dei padroni di casa. In avvio di ripresa la svolta, angolo di Amoruso, pallone che arriva sui piedi di Fini, controllo preciso e sinistro da Cineteca. Un gol strepitoso, tanto bello quanto importante. Non succede nient'altro, sino alla fine del Catania si aggiudica il primo round.